Che cosa bisogna fare quando cambia il nucleo familiare ospitato in un alloggio popolare gestito da Acer? In generale, ogni variazione del nucleo familiare deve essere comunicata all'azienda Casa Emilia Romagna. Ma quali sono le procedure da seguire e quali gli obblighi? Lo vediamo in questo servizio, a cominciare dal caso in cui il nucleo familiare si ingrandisce con l'aggiunta di qualche nuovo componente. Allora, in questi casi bisogna comunicare all'Acer l'ingresso del nuovo componente tramite la compilazione degli appositi moduli che sono reperibili sul sito o nel nostro sportello. E il nuovo componente deve acquisire la residenza anagrafica nell'alloggio Acer e successivamente va redatta una nuova dichiarazione ISE per la rideterminazione del canone, che avverrà dal mese successivo alla comunicazione ad Acer. Al contrario, può accadere che un componente del nucleo familiare decida di andarsene e di abbandonare l'alloggio. In questi casi bisogna distinguere se si tratta di un componente che ha diritto a subentrare nell'alloggio è necessaria la sottoscrizione del modulo di rinuncia all'alloggio, mentre se si tratta di un componente che non ha maturato il diritto basta la semplice comunicazione del titolare che questo è uscito. È necessaria la variazione della residenza anagrafica e la presentazione di una nuova dichiarazione ISE per la rideterminazione del canone. Gli affitti delle case popolari Acer, come tutti gli affitti in generale, hanno un titolare di contratto. Che cosa accade quando il titolare se ne va o viene a mancare? Il nuovo titolare sarà individuato tra i componenti del nucleo familiare originario. La casa popolare non è ereditaria, quindi una volta estinta la famiglia originaria, l'appartamento deve ritornare disponibile per la riassegnazione. La legge tuttavia individua anche una serie di casi in cui persone entrate a far parte della famiglia successivamente alla prima assegnazione dell'alloggio possono acquisire il diritto al subentro nella titolarità del contratto. Questi casi sono specificati nell'articolo 11 del regolamento del contratto e possono essere verificati rivolgendosi allo sportello clienti di Acer. C'è un'ultima possibilità. La famiglia titolare dell'alloggio desidera dare ospitalità temporanea a una persona per un breve periodo. È possibile farlo, la condizione è che l'ospite non acquisisca la residenza nell'alloggio, va comunicato l'ingresso dell'ospite fin da subito ad Acer e la durata dell'ospitalità. Infatti l'ospite sarà sin da subito soggetto al pagamento delle quote condominiali, mentre a partire dal terzo mese di ospitalità sarà addebitata un'indennità che va dai 20 ai 40 euro in base al reddito del nucleo familiare che avente diritto all'alloggio. E l'ospitalità non può protrarsi per un periodo superiore ad un anno, altrimenti ciò comporta una violazione del regolamento di uso dell'alloggio. Cosa deve fare un inquilino titolare di contratto Acer quando lascia definitivamente il proprio alloggio? Ci sono una serie di procedure molto semplici da seguire. Prima di tutto mettersi in contatto con Acer, con un certo anticipo rispetto al giorno in cui si intende uscire. La prima cosa che deve fare dal mio punto di vista è prendere informazioni sul da farsi. In buona sostanza darci un colpo di telefono o venire presso le nostre sedi per capire cosa è meglio fare. La cosa principale comunque è quella di sapere che bisogna disattivare tutte le utenze, quindi tutte le utenze una volta che ci viene riconsegnato l'alloggio devono essere disattivate e l'alloggio e le relative pertinenze devono essere libere e vuote da persone e cose, quindi l'alloggio ci deve essere riconsegnato vuoto e con le utenze disattivate. Il deposito cauzionale eventualmente versato al momento della stipula del contratto viene generalmente trattenuto da Acer per la manutenzione successiva dell'appartamento. Viene restituito solo nel caso in cui l'ex inquilino, che ne faccia richiesta esplicita, rilasci l'appartamento in normale stato di conservazione e tinteggiato. Toccherà a un tecnico effettuare un sopralluogo di verifica. Se l'appartamento non viene lasciato in buone condizioni, Acer è costretta a intervenire e sostenere delle spese per lo sgombero e il ripristino dell'alloggio, spese rispetto alle quali potrà rivalersi sull'inquilino che ha contravvenuto alle regole. Se invece l'appartamento viene lasciato nelle condizioni richieste, si può procedere alla riconsegna delle chiavi ad Acer. Fatte tutte queste procedure che abbiamo detto, si può procedere con la consegna delle chiavi. Bisogna venire presso i nostri uffici o qui a Ferrara in corso Vittorio Veneto 7 presso i nostri orari di apertura al pubblico oppure presso le sedi decentrate nei vari sportelli della provincia e si viene e si parla con il nostro ufficio clienti, si compila un modulo di consegna chiavi e tramite questo modulo appunto ci si obbliga nei confronti di Acer a riconsegnare questo alloggio nelle buone condizioni di cui parlavamo prima. Un ultimo chiarimento, il canone d'affitto va pagato per tutto il mese in cui si consegnano le chiavi. Se consegno il 28 febbraio, pago tutto febbraio. Se consegno il 1° marzo, pago tutto il mese di marzo.